Bene bene, salve a tutti, Vincent Warlike, e benvenuti nel mio canale. Eccoci al secondo episodio degli Sclaveni, quindi guardiamo un po' cosa dobbiamo fare. Direi che possiamo già passare il turno. Abbiamo provato un po' di diplomazia, ma non c'è stato niente da fare. Allora, abbiamo già siamo passati ad Imperium, quindi potremmo già avere 4 eserciti, 2 flotte, 2 governatori, una spia, un sacerdote, un campione. Ok, intruso straniero, l'ira di Erlich. Magiari, ragazzi, ci stanno lì magiari. Ok, costruzione completata del villaggio, ottimo. Condizioni meteo, Samartia europea, condizione estate pessima, ragazzi. Allora, abbiamo ritrovato una nuova tecnologia, quindi società militarizzata, quindi andremo ad abbassare i costi di mantenimento. Aiutante acquisito, artista, ordine pubblico più 5 per la provincia locale e grado guadagnato per Mladen, che è grado 2, ok. Caricos iperborea, la diligenza e il senso del dovere hanno ripagato questo personaggio, è salito di grado, ottimo, va bene. Allora diamo un attimo un'occhiata, no, dov'è qua, volevo dare un'occhiata a non è lui, a Mladen, io lo chiamo sempre Madlen. Madlen, allora Maddalen, qua questo, ok, va bene. Meno autorità, va bene, ok. Allora guardiamo un attimo, 8 la lealtà, 9 e 7, va bene, dai, direi che siamo a posto. Allora ragazzi, dobbiamo fare qualcosa, qui veramente ce li abbiamo alle calcagne. Qui dovremmo aumentare l'ordine pubblico, qua cosa possiamo fare? Ma io direi di andare subito ad aumentare le munizioni, oppure costi di reclutamento meno 10 per unità di fanteria corpo a corpo. Non è male, non è male. Munizioni, combattenti con asci. Io andrei subito, ragazzi, ad abbassare i costi, visto che poi dovremo aumentare gli eserciti, quindi direi di farla subito. Ce la caviamo subito dalle scatole, 6 turni. Non abbiamo soldi per fare altro. Potrei continuare a reclutare, ma rischierei veramente di andare a spendere troppo. L'unica cosa che magari potrei fare è reclutare qualcuno qua. Ma costano così tanto questi? Dai, reclutiamo un po' di uomini con ascia e un altro lanciere, dai, almeno facciamo 2 esercitini, insomma, un po'. 14 uomini qua, 11 qua, dai, direi che va bene per il momento. Passiamo il turno immediatamente. Qua non riesco a sbloccare un attimo qua di... Dai, niente, lasciamo stare, aspettiamo che arrivino loro, quindi passiamo il turno. No, questo personaggio non ha abilità non assegnata, quindi Mladen è un governatore. Cosa ci dà questo? Morale, cibo, cibo, munizioni, costi di costruzione. Io andrei sui costi di costruzione, ok, abbassiamo i costi di costruzione, ottimo. Posso ancora assegnare un governatore alla provincia, ok, quindi la Samartia europea, però costi di reclutamento, esperienza, io questo Zdravko vorrei tenerlo per farlo diventare un generale sul campo, quindi magari guardiamo di prendere qualcuno qua implacabile in attacco, patrono, ricchezza 10, direi che questo
Zvezdan mi vada bene per fare il governatore in Samartia europea, direi proprio di sì, proviamoci, magari mettiamolo qua, ok, andiamolo a vedere. Autorità, probabilità di avere figli 10%, morale 2 all'unità del comandante, ricchezza 10 derivata dagli istituti culturali, ordine pubblico più 1, ricchezza 10, ma mi sembra di averci azzeccato, dai. Autorità, possibilità di avere figli, come abbiamo visto, grido di guerra. Ok, va bene, mi sembra un buon governatore, mi sembra un buon governatore. Bene, quindi direi che ora possiamo passare, no, non possiamo passare, dobbiamo emanare l'editto anche qua e direi di andare subito sull'ordine pubblico, ragazzi, così da sistemare subito anche questa provincia. Quindi andiamo a passare il turno. Ok, niente, nessuna notizia. Va bene, sembra abbastanza tutto tranquillo. Quando è tutto tranquillo c'è da preoccuparsi. Allora, ragazzi, vi chiedo scusa se non registro il video anche nel passaggio dei turni, perché vi dico veramente, se ci si perde dai 20 ai 30 secondi, è molto lento a cambiare turno qua su Atil, almeno per quello che mi riguarda. Allora, sovrappopolazione in Iperborea, bene, quindi possiamo espandere i nostri terreni, la nostra città. Guerra dichiarata Burgundi e Unni, guerra dichiarata tra Unni e Anti. Direi che gli Unni ormai sono in guerra con tutti, manchiamo solo noi. Allora, gloria di Perun, abbiamo emanato un editto, ok, anche qua, ottimo. Quindi sono andati in guerra qui con gli Anti. Ok, guardiamo un attimo la diplomazia, se a questo punto i Veneti intendono in qualche modo. E dai, scendete dal pero. Va bene, proviamo a questo punto a offrire un po' di più. Devo portarmi a casa i loro accordi commerciali. 600 è quello che ti do. Dai, però. Allora, guardiamo invece i Gruttungi neutrali verso di noi. Il patto di non aggressione è moderato, ma non accettano. Aspetta, guardiamo un po' se un accordo commerciale è basso. Proviamo a offrire loro un po' di denaro, 700. Rifiutano. Aspetta, volevo andare un attimo. Chi ci può essere? Grutungi. Non abbiamo veramente delle grandi neutrale in deterioramento. Guardiamo se con gli alani riusciamo a fare un patto di non aggressione. Guardiamo di trovare qualcuno che un patto di non aggressione, insomma, di accertarci che qualcuno non ci venga ad attaccare, ma mi sembra abbastanza inevitabile. Qua sembrano tutti più che altro a voler attaccare tutti. Allora, quindi niente, andiamo ad ampliare la nostra città di Cariscos, e direi sì, ok, e facciamo. Che facciamo? Volevo fare qualcosa di recluta con asce slave, un artigiano, e non abbiamo i soldi. Altrimenti una cascina, cibo, ricchezza 54 aggiuntiva, costi di mantenimento meno 1000, imperium più 50 punti, pressione fiscale. E cosa dobbiamo sbloccare qua? Ah, sì. Quindi facciamo centro cittadino, servizi sanitari, granaio. Servirebbe fare anche queste cose qua. Niente, proviamo a questo punto a aumentare qua le ricchezze, il cibo, la cascina, poi vedremo di
risistemarci un po'. Dovremmo andare a conquistare questi insediamenti per diciamo aumentare le nostre possibilità di fare anche dei campi di radunata, di reclutare qualcuno. Allora, Ready, qua provato. dai via, dai che apro sempre sto qua. Allora, no, io questa cavalleria me la tengo stretta, Ready for ragazzi, me la tengo orders. stretta. Allora, non abbiamo soldi, quindi direi che possiamo tranquillamente andare a passare immediatamente il turno. Allora, richiesta di mercenari. A causa dell'alta domanda di mercenari nella provincia vicina, il costo per reclutarli è salito notevolmente. Miseria. Costo di reclutamento più 25% per i mercenari. Quindi non potremmo fare affidamento sui mercenari. Fazione incontrata, i bastarni, ok. Intruso straniero, il vento rapido dei budini. Guerra dichiarata, Roxolani e Venedi. A questo punto i Venedi dovranno per forza scendere dal Pero. E anche, vabbè, gli Anti, con gli Anti abbiamo già tutto. Allora, l'inverno è buono in Iperborea, ottimo. Andiamo subito a vedere se i Venedi a questo punto Welcome. We will cedono. talk and then. Non cedono, ragazzi, non cedono terreno nonostante siano in guerra, ma molto probabilmente ci entreremo anche noi. Secondo me qui verremo presi un po' di mira. Guardiamo cosa hanno qua, 9 qua e tanti di qua, miseria. Dobbiamo stare veramente attenti, veramente attenti. Che guarnigione abbiamo qua dentro? Beh, abbiamo anche una discreta guarnigione, via. Quindi direi di provare a passare il turno, accada ciò che accada. Ok, diffamazione. Ok, potere. Un rivale senza scrupoli ha sparso voci riguardo un membro della tua famiglia, il tuo ordine sarà messo a tacere. Allora, corrompilo, influenza meno 15 per Vladislav. No, direi proprio di no. Perdiamo un po' di controllo, ignoriamolo. Tratto acquisito non apprezzato. Vabbè, proviamo a corromperlo. Ah, che miseria, non dobbiamo perdere influenza del nostro re, altrimenti rischiamo veramente che dopo gli altri perdono anche di lealtà. Allora, Grutungi e Budini sono in guerra, ok. Costruzione completata, la cascina. Aiutante acquisito, pane sacrificale, più 10 richieste derivate dagli edifici per le attività agricole. Quindi Mladen è un governatore, quindi va benissimo. Ok, direi che qua dei tratti negativi non ne abbiamo. Qui andiamo a migliorare, ragazzi, andiamo veramente a migliorare. L'ordine pubblico si sta stabilizzando, ok. Adesso è solo questione di fare un po' di denaro in fretta. Questa qua fa parte di Iperborea. Ad Iperborea che abbiamo una guarnigione molto molto scarsa, veramente molto scarsa. Qui a Gelonus invece è veramente molto più folta. Ok, tre arcieri, uomini con ascia, dei lancieri. Vorrei addentrarmi fuori, ma non me la sento, ragazzi. Finché non ho due eserciti almeno pompati. Ok, quindi intruso straniero ancora, vabbè, grado guadagnato per Vladislav, ottimo. Il nostro re ha guadagnato un grado, quindi andiamo subito ad assegnarlo, gli darei attacco, cibo, cibo e munizioni. Dov'è il reintegro? Bonus.
Addestramento, addestramento. Integrità, ok. Morale in attacco. Allora, iniziamo a dare questo e zelo, ok. Poi andremo verso l'integrità, ottimo. Dobbiamo racimolare dei soldi, ragazzi. Dobbiamo racimolare un po' di soldini. Ready for orders. Altrimenti cosa potrei fare? Ah, qui gli alani sono sotto assedio da parte dei Roxolani. Guardiamo un po' se riusciamo a raccattare un po' di soldi, There's a good dai. cock roasting for you. E dai, un patto di non aggressione, ci toccherà di svenarci per questo patto di non aggressione. 800 e miseria. Un accordo commerciale è basso. Ok, va bene, io li lascio perdere. Allora, i Gruttungi cosa ci dicono? I welcome you, Worth. E dai, ragazzi, su. Sempre trovare delle diplomazie difficili. Vabbè. Va bene. Passiamo il turno. Allora, durata della carica. Braslav. Professione generale. Carica precedente compagno. La durata delle cariche di questo nome. Giù dal termine, ora è possibile dargli una carica superiore. Quindi. Ah, che abbiamo qua? Che è questo? Madlen, Svarco, Braslav, influenza personale, costi di costruzione, quindi mettiamolo subito a fare l'anziano e Svezdan, che cosa gli manca? Influenza, gli manca un po' di influenza per arrivare a diventare un compagno, ok. Allora, possiamo costruire qualcosa, ampliare la cascina, fattorie, schermagliatori. Allora, fornisce una guarnigione di schermagliatori, 20 meno ordine pubblico. Cibo extra. Ma io direi di andare sempre sui pascoli anche qua, visto che ci può dare più soldi. Ok, ottimo. Artigiano. Massacratori di cavalli, scudi slavi, 3000. Però, ragazzi. Teniamoci i soldi che proviamo ad arrivare a fare qua. La bottega dei fabbri non è male, eh. Ci sblocca un'altra fanteria. Ci dà meno ordine pubblico, eh. Meno ordine pubblico 2. Mannaggia. Sai com'è. Dovremmo andare a conquistare. Ah, questo è in mano. Tutto in mano ai Gruttungi. Questa regione. Quindi niente, dai, per il momento lasciamo perdere, andiamo a fare i pascoli, ok, va bene. Aumentiamo i gradi di Thirsty for battle. Braslav, ok. Anche con lui direi di fare più o meno lo stesso percorso. Qui cosa abbiamo? Astuzia, ma sì, dai, aumentiamogli subito l'astuzia. Andiamo a passare il turno. No, questo personaggio ha un'abilità non assegnata, quindi assegniamolo, è un governatore, quindi direi di fare così e costi di costruzione. Ok, quindi passiamo il turno. Allora, durata della carica, ok, anche lui può andare a fare l'anziano, anche Zdravko. Allora, impedimenti politici.
Quando uno vuole fare carriera c'è solo una regola: cacciare o essere cacciati. I tuoi avversari hanno impedito al tuo candidato di accedere all'incarico. Cosa vuoi fare? Meno influenza per Braslav. Nuova carica, meno 15. No, favori politici, ok. Incursione. Vabbè, sono sempre quelli oramai, giganti di Perborea. Fedeltà Budini transita vicino a Caricos, ok. Aiutante acquisito, velocità di ricerca più 3 per Mladen. Sviluppo, abbiamo sviluppato una nuova tecnologia, quindi andiamo subito. Va bene, abbiamo i costi di reclutamento sono notevolmente abbassati, va bene, al 10% mi sembra buono. Allora, sblocca l'arruolamento di qui, dobbiamo andare, vabbè, qui riguarda più che altro le navi. Lancieri slavi. Ricchezze, costi di costruzione, ricchezze. Io andrei subito a continuerei un attimo sul sistema logistico romano, quindi potremmo aumentare le munizioni del 5%, permette la costruzione dell'intagliatore del legno e sblocca l'arruolamento dei combattenti con asce che vanno a sostituire le reclute con asce slave. Ok, va bene. Per il momento diciamo ragazzi che stiamo bene così, insomma, non siamo ancora stati presi di mira dalle varie fazioni di nomadi che transitano per le nostre terre, almeno a quanto pare fino adesso. Qui abbiamo un esercito full degli i budini. Mentre qui c'è un altro più piccolo, i giganti di Perborea. Ready Dobbiamo for fare battle. veramente attenzione. Chi possiamo reclutare qua? Un Come, altro po' di fight for us, asce? lads. Ok, direi di sì. Concludo qua questo episodio. Ci vediamo nel prossimo. Vedrete che pian piano andremo a conquistare, a comandare. E quindi ciao a tutti, alla prossima.